solo su internet. Ma può essere, sì. Può essere, sì. E se non si trova su internet, scrivete una, se siete pratici col computer, una mail oppure una lettera anche scritta normalmente all'Istituto di Scienza Revisore. Ne hanno ancora delle copie dall'inviato al Mendoni. E anzi, visto che fa subito questa domanda, potrebbe fare ancora una cosa più collettiva, così diversa, cioè chiederla come comunità e poi fare diventare questo video, adesso senza voler esagerare, però una specie di esercizio anche spirituale per certi versi, ma comunque di esercizio, per cui di montaggio e di smontaggio. Per cui si prendono queste immagini come se fossero delle cose che parlano e poi le si introiettano, no? Nella propria intimità e poi magari se ne parla anche insieme e magari si scrive anche qualche cosa perché è un video che ci fa vedere anche l'accostamento con delle parole della scrittura di Don Milani con la musica di De André, è azzeccato, no? Insomma, provare ad avere nei confronti di questo video, ma vorrei dire nei confronti dell'intera opera di Don Milani, un approccio più legato alla nostra intimità. Sentirlo intimamente, questo uomo che casualmente è anche un uomo cristiano. E che è un uomo cristiano che non è più in questo mondo qui adesso in cui siamo noi, ma è di quel mondo dagli anni del dopoguerra fino agli anni 60, insomma, fine degli anni 60. Adesso per certi versi è quasi più dura. Non che fosse facile ai suoi tempi naturalisti, non che fosse facile anche in quei tempi, però anche a noi è toccata in sorte la nostra fetta, no? di storia, di realtà. Allora, ecco, non so se ho risposto alla domanda, forse fin troppo, non so, troppo grazie Sant'Antonio. Però ecco, avere un approccio interiore a Don Milani, come un uomo ancora prima che un cristiano, che con i suoi piedi ha calpestato questa terra, non poi così tanto lontano da qui, perché da Faenza si arriva in treno a San Lorenzo, abbastanza a Borgo San Lorenzo, abbastanza facilmente, anche in macchina, passando da Marradi. E insomma, è un'esperienza di vita forte, intensa, che se devo essere sincero, ma adesso non sto più rispondendo alla sua domanda, se devo essere sincero, io ci tenevo molto, insomma, a vedere questo video in un posto così qui come questo. Non dico che lo sognavo da 30 anni, ma quasi. Insomma, quando mi capiterà l'occasione di vedere in un posto così una delle foto, delle immagini, e poi adesso.
successo che ha fatto questo video, che è fatto bene, insomma, quindi sono contento di essere qui. Cosa preferite? Che dico un po' di robe di corsa o il dialogo? Come volete? Io prima devo dire una cosa, allora a proposito di accedere a questo video, no? Sì. Se ce ne sono poche copie, quelli che con prima prendono, poi non rimane niente. Invece se era possibile avere una copia a cui tutti noi possiamo accedere, ad esempio alla comunità e poi... Quello che ho detto. Ecco, questo. Sì, chiedetelo con me. Io non voglio lasciare in eredità ai miei nipoti. È un bel discorso, è una bella riflessione questa, perché e ci porta già subito dentro la questione che ci sta più a cuore, insomma. Io lo voglio lasciare in eredità ai miei nipoti, insomma. Anch'io lo vorrei lasciare in eredità, io mi accontenterei di lasciarlo in eredità ai miei figli, che sono delle più giovani, i miei figli sono già più grandi, hanno già mangiato tutto i miei nipoti non lo so, perché vedete, speriamo, ecco, però se finché ci siamo, finché facciamo delle riflessioni così, che lo voglio lasciare in eredità ai miei nipoti e ai miei figli, vuol dire che abbiamo sentito appunto intimamente delle cose e che siamo anche sulla strada giusta per certi versi, cioè la strada che ci porta a dire, mi sentite se parlo così senza troppo, la strada che ci porta a dire che quelle di Don Milani, nell'altra saletta non sentono, però se uso il microfono non sentono, che quelle di Don Milani, posso stare, volete stare, posso che quelle di Don di Don Milani, le lettere di Don Milani, ma tutte le la scrittura di Don Milani, vorrei dire anche le immagini di Don Milani, sono cose molto concrete. Sono avvenute in un determinato contesto, in una determinata situazione storica, però sono anche come delle lettere inviate a degli amici, sconosciuti, a dei figli, a dei nipoti che non si conosceranno. E il vero rischio oggi è che queste lettere, scritte da questo uomo, scritte da questo, che è anche uno scrittore, perché fa venire i brividi, insomma, che sua mamma abbia studiato l'inglese con James Joyce e lui ha una penna che è così netta, limpida, che forse è persino per molti versi il sogno di James Joyce, dove vita e arte, penna, scrittura, passività, coincidono perfettamente in un singolo atto. Il rischio che noi corriamo è che queste lettere, che sono delle lettere inviate a delle persone precise, a quelle poche persone a cui quest'uomo si è riferito, si possono amare poche persone, che sono le persone del gruppo, della comunità con cui stai. Se sei un babbo di famiglia, ami la tua famiglia, poi un po' cerchi di allargare gli amici, però insomma, dice Don Milani che si possono amare poi veramente poche persone, no? Chi ama l'umanità, quanto lui, però insomma, tu le cose le fai con quelli che, con cui stai. E però allo stesso tempo, come tutte le veri atti di amore, come tutte le vere cose che hanno una verità, un senso, cioè, sono effettivamente anche qualche cosa che è stato scritto, insomma, con una lettera inviata a dei destinatari che non si sono incontrati, che non si sono potuti incontrare,
con quelle amicizie, quelle persone che ci avrebbero potuto amare, noi innamorarci di loro, ma il caso, la vita, il destino non ha voluto, non ci ha fatto semplicemente incontrare, pure esistono anche nel passato e anche nel futuro, no? Ecco, il rischio che sono venuto qui oggi a sottolineare è che queste lettere non trovino più un destinatario in grado di riceverle. Non trovino più un lettore capace veramente di capirle. Non trovino più allora un amico in grado di capire davvero che cosa dicono queste lettere. E questo lo dico proprio anch'io da familiare, cioè dal punto di vista di uno che è babbo di due bambini, come la signora probabilmente lo dice dal punto di vista di una nonna di XY nipoti, cioè che noi rischiamo oggi, forse per la prima volta, in un arco storico epocale di 2000, 2500, 3000 anni, noi corriamo un pericolo. Che le migliori lettere che l'uomo ha spedito chi conosce gli uffici postali sa che cosa, a cosa mi riferisco, andare lì mettere il francobollo spedire una lettera, noi possiamo considerare i grandi testi della filosofia dell'antica Grecia, i grandi testi della tradizione ebraica e delle altre tradizioni della saggezza del mondo, lo stesso Evangelo, le lettere di Paolo e degli altri, e poi via via tutte le lettere che sono state scritte come lettere destinate a degli amici che oggi, in questo tempo di adesso, in questo tempo di ora, corrono il rischio di non avere più quell'ABC, quella base, quei riferimenti di base, in grado di leggerne davvero e di portarne al linguaggio e di portarne nella vita davvero le ragioni, il senso e il significato. È molto oscuro quello che sto dicendo? No, si capisce. Se si capisce questo, si capisce una delle cose che sono la più importante, credo, che sono venuto qui a dire oggi. E cioè, le lettere di Don Milani. Ma non solo le lettere di Don Milani, le lettere di Don Milani più il contesto dei riferimenti alla vita e alla lingua reali a cui Don Milani faceva riferimento, rischiano di non trovare più un lettore capace di interpretare, capace di capace di capirle, capace di sentirle, capace di sentirle, sì, ma dico proprio intimamente, interiormente.